sera buonasera, buonasera a tutti questa sera in questo format del nus il nus delle cose la coscienza lo spirito delle cose approfondiamo proprio ciò che è nel titolo in questo format che segue in questo titolo costantemente vuole dare un senso a ciò che è tutto ciò che ci circonda per cui il nus partiamo a quello che è la parola stessa nus noesis lo spirito l'elemento cruciale che dà forma a ogni cosa in ogni elemento che ci circonda c'è un elemento di spiritualità un elemento animatore e questo elemento animatore è l'elemento che dà la possibilità alle forze presenti in quel oggetto elemento o essere vivente di poter esprimere se stesso nella materia. L'espressione di se stesso nella materia è proprio legata alla capacità e alla forza presente in se stesso ed è il Nus a determinare proprio questa forza. Nus è l'idea dell'essenza in assoluto, Nus è la parte più profonda che c'è ed esiste in ogni cosa presente in questa dimensione tridimensionale e non solo. Rimaniamo su questa dimensione al momento, anche se il NUS supera i confini dimensionali, perché ormai alcuni, sia Trismegisto che alcuni filosofi molto antichi, rappresentano il NUS come l'elemento variabile che definisce costantemente l'andamento e la forza della presenza delle cose all'interno del nostro ambiente circostante. Il NUS di per sé è proprio quella parte che noi abbiamo che ci spinge a cercare, è quella parte che ci spinge ad essere iscritti ad un canale come questo, è quella parte che ci spinge a farci le domande dell'esistenza senza questo nus, senza questo stimolo, senza questa forte e grande suggestione che arriva a questa porzione dentro di noi, diventa impossibile farsi delle domande. Pensate che nus, per quanto riguarda l'essere umano, è anche definito parte integrante della monade. Monade che non è nient'altro che l'elemento spirituale di unione con il divino all'interno di ognuno di noi. Quindi come esseri umani abbiamo questo tipo di sostanza all'interno, questo elemento di forza che è presente nel cuore, nel nostro cuore. E se andiamo ad analizzare alcuni aspetti semplicemente anatomici, semplicemente anatomici, lo ripeto, di quello che è il nostro cuore, troveremo un punto nella parte dell'atrio destro del cuore che lascia perplessi perché questo è il nodo di X. Il nodo di X è un nodo particolarissimo perché è quello che da una scossa elettrica al cuore e grazie a questa scossa, a questo spasmo, a questo stimolo, il cuore batte. La cosa straordinaria, ancora al momento inspiegabile, è che questo nodo di X che normalmente viene Considerato nelle antiche tradizioni come un punto, non si conosceva il nodo di X, ma questo nodo di X è stato in qualche modo già percepito energeticamente come il punto di ingresso della monade, quindi della parte spirituale. Ebbene, questo nodo di X che si trova lì dà lo stimolo, uno stimolo con una spinta che possiamo definire elettrica, ma non è collegato a nulla. Quindi, in realtà, che cosa fa muovere il cuore? Che cos'è che spinge il cuore a battere? Da dove trae energia? Da dove arriva quella forza che spinge il nostro cuore a fare i suoi 67, 72, 80 battiti al minuto in una situazione di relax? Cioè Cosa spinge il nostro cuore a battere? Questo nodo di X come fa? Dove trae l'energia? Non è come un cellulare che ha bisogno di essere connesso a qualche cosa elettricamente per ricaricarsi perché la batteria si scarica. Cosa spinge il nodo di X a muovere il cuore? Questo è l'elemento più eterico del NUS, è l'elemento più spiritualista del NUS, perché lì c'è quella parte fondamentale, quella parte anche fisica fondamentale di mistero. Questo è un format del, del mistero dell'invisibile ed ecco che qui nell'invisibile troviamo questa presenza nel nostro cuore che guarda caso è situata nello stesso punto in cui tutte le tradizioni antiche iscrivono l'elemento del nostro contatto con il divino. Si trova in quel punto lì, is. Questo nodo che, guarda caso, ci rende vivi, ci mantiene vivi, mantiene il nostro corpo vivo, ma è anche un eh, nodo che subisce ciò che accade intorno a noi e soprattutto dentro di noi mi spiego meglio voi sapete perfettamente che se noi abbiamo una brutta notizia se noi abbiamo qualcosa che ci in qualche modo spaventa o che ci manda completamente fuori di testa come si dice rischiamo, o una brutta notizia, rischiamo che cosa? rischiamo anche di avere un infarto rischiamo di stare male perché il nodo di sbaglia sbaglia stimolo, accelera troppo eh, o si interrompe per un attimo e questa interruzione non così armonica secondo la legge universale del ritmo fa sì che ci sia una ferita all'organo, cioè al cuore e questa ferita produce quello che viene definito infarto. Questo nus, questo is, questo nodo di is, vive grazie anche e soprattutto ed è correlato al nostro stato di coscienza, al nostro stato d'essere. E così è per tutto ciò che ci circonda. Poi mi direte, eh, ma una pietra, un tavolo non ha una sua coscienza. Ma chi lo dice? Il tavolo, la pietra. Noi abbiamo le pietre dure, quelle, quelle con il quarzo, dove attraverso la loro grande capacità riescono a mantenere il tempo. Quanti orologi al quarzo vengono fatti? Eppure il quarzo... È una pietra, un cristallo e questo cristallo è vivo. È un cristallo che riesce a incanalare l'energia, trasformare l'energia, trasformare la luce e mantenere un ritmo assoluto. Perché ce l'ha nella sua essenza. Pensate al quarzo come l'elemento che mantiene un ritmo perfetto, armonico con l'universo ed ecco che riesce a mantenere esatto il trascorrere del tempo. La stessa cosa fa il nostro nusa all'interno del cuore mantiene vivo il nostro sistema il nostro corpo mantiene vivo tutto ciò che è per noi e dentro di noi mantiene vivo esattamente tutto ciò che noi abbiamo attraverso la sua forza energetica ma torniamo alla domanda iniziale da dove trae l'energia L'energia fondamentalmente è un'energia di scambio eterico. È un'energia di scambio eterico che ci consente davvero di poter entrare in una relazione assoluta, assoluta con questa forza. Questo scambio eterico non è nient'altro che unirsi veramente a ciò che ci circonda in modo armonico, essere consapevoli di far parte di un tutto. Rendiamoci conto che la differenziazione tra noi e gli altri, e lo dimostrano i nostri grandissimi neuroni a specchio, dico grandissimi non per la loro grandezza in volume, ma per la loro capacità di riuscire a imitare ciò che succede intorno a noi, ebbene, questi grandissimi, bravissimi, potentissimi neuroni a specchio analizzano e ci fanno provare le sensazioni che provano altri, le sensazioni che altri stanno provando. Ma fortunatamente abbiamo un senso, la barriera del senso che è il tatto, uno dei sensi che è il tatto, che i recettori del tatto ci dicono tranquillo, non sta succedendo a te, pensa ad altro, anche se i nostri neuroni si accendono come se fossimo noi a compiere quella stessa azione. Questo tipo di attività ci rende in qualche modo uniti consapevolmente o inconsapevolmente a tutto ciò che ci circonda. E ogni cosa che abbiamo intorno a noi ha dentro di sé una sorta di potenza, di spirito. Ed è questo Nus, questo scambio energetico che ha con l'ambiente. Mi piace molto spesso pensare anche a qualcosa. Abbiamo parlato del quarzo, ma pensiamo alle erbe eventualmente. Le erbe: noi usiamo le nostre erbe per poter stare bene anche. Qualcuno si cura con composti di erbe, miscele di erbe, segue un trattamento per se stesso e per il mantenimento della propria salute segue dei trattamenti olistici, dei trattamenti erboristici. Ebbene, perché fanno effetto solo per il principio attivo? Assolutamente no. Possiamo vedere lì, nella lavorazione, come viene eseguita la lavorazione e l'estrazione di quello che sono i principi reali presenti nella pianta come questi, possono essere in qualche modo assimilati. Se la pianta viene semplicemente messa essiccata, messa semplicemente a bagno in una proporzione variabile all'interno di una soluzione alcolica, acqua e alcol, lasciata macerare, centrifugata, e poi magari una parte di filtrata, una parte, quindi facciamo una tintura madre in questo modo, quindi filtrata, ehm, e poi eventualmente si prende anche la parte... L'estratto che è rimasto si fa anche questo seccare e si porta a calcinazione facendolo, in poche parole, cuocere a secco e si rende una polvere e si aggiunge a questa tintura madre, cosa già processo più avanti. Ebbene, sono tutti sistemi questi che in qualche modo danno più o meno forza a ciò che è il principio del nus della pianta. Va bene? Quindi questo è uno degli elementi assoluti. Pensiamo per esempio al, all'ippocastano. L'ippocastano viene utilizzato maggiormente come astringente. E in poche parole viene usato come astringente per quanto riguarda gli aspetti venosi. Quindi deve aiutare molto. La circolazione e tende a restringere se ci sono problemi con le vene, vene varicose, eccetera, l'ippocastano viene usato per quello e in alcuni casi viene anche usato per eh, riuscire a fare un pochettino, a riassorbire eh, dei grappoli, dei grappoli di vene che si trovano al fondo del nostro corpo, del nostro, bro del nostro tronco, ok? E quindi sono le emorroidi. Per cui viene anche utilizzato l'ippocastano per questo. Ma l'ippocastano, cosa, per cosa veniva usato? Come veniva usato in antichità? Qual è il nus dell'ippocastano? Andiamo ad analizzare una persona che ha bisogno di ipocastano. Allora una persona che ha bisogno di ipocastano si trova in una condizione dove nella sua mente, nel suo modo di vivere, è costretta a dover in qualche modo tirare la carretta. Pensate che eh, l'ipocastano veniva in qualche modo mischiato? veniva ridotto in quindi mischiato con dell'argilla eh, pestato reso veramente una poltiglia quindi un po acqua eccetera quindi una papetta poi veniva mischiato anche con del fango dell'argilla e, e questo veniva messo tra le cosce dei cavalli le cosce posteriori dei cavalli che dovevano trainare il carro carico di roba, o il carro dove c'erano i soldati, cioè doveva tirare la carretta. Poi pensate a delle persone che stanno sempre in piedi, alle persone che vanno avanti e indietro tutto il giorno, alle persone che hanno una difficoltà e che sentono il peso, non solo della propria responsabilità, ma anche il fatto di poter e di dover continuare a tirare la carretta. È un modo anche di dire a devo tirare la carretta perché ho le spese le tasse e tutto quello che ne consegue devo stare dietro a tutta una serie di cose ebbene, sono coloro che un ipocastano lavorato in un certo modo e non solo da un punto di vista fisico che va solo ad, ast ad essere astringente per quanto riguarda le vene ma lavorato in un certo modo diciamo, in un certo modo alchemico, spagirico e quindi che mantiene nella distillazione nella lavorazione, nella fermentazione all'interno di, un, di una doppia boccia che viene definita pellicano, una doppia boccia che viene definita pellicano, e nei 21 giorni in cui transita all'interno ruotando dal basso verso l'alto e facendo tutto questo giro e quindi poi ulteriormente lavorato, distillato, calcinato, purificato, ebbene, un ippocastano di estrazione alchemica poche gocce possono essere utili utili anche e soprattutto perché viene estratto veramente il nus di una pianta che in fondo è la pianta che aiuta a tirare la carretta, aiuta a superare le difficoltà nel tirare la carretta. Pensiamo anche a Qualcosa come il cipresso. Il cipresso viene dato principalmente per una la enuresi, quindi è un altro astringente. Il cipresso è una di quelle piante che di per sé serve proprio per in qualche modo evitare l'enuresi notturna o comunque delle uscite, delle, dei miasmi che escono e regola un po' il sudore, regola un po' tutto ed è, è una pianta protettiva una pianta protettiva perché perché la pianta del cipresso è molto legata a Saturno ed è molto legata a, a chi a Saturno e a un altro personaggio un altro personaggio che si chiama Ade Ade voi sapete è il dio degli inferi Avete mai notato per caso che il cipresso è la pianta preferita che viene posta intorno ai cimiteri? Perché vi siete mai posti la domanda? Perché il cimitero di solito lo si vede meglio nei paesi piuttosto che nelle grandi città? Perché il cimitero nei paesi è lontano almeno un chilometro? Minimo un chilometro dal resto del paese, perché è un po' fuori dal paese? Per quale motivo? E per quale motivo c'è i cipressi intorno? Proprio perché il cipresso è una pianta protettiva. Protegge perché si pensava che i morti. Potessero andare un po' a riscattare, a prendersi qualche soddisfazione, quindi a riscattare o a fare qualche dispetto a qualcuno. Mi vengo da te, ti tiro le gambe mentre dormi, ti tiro i piedi mentre dormi. Queste erano delle frasi che abbiamo sentito nei, nella saggezza popolare e nel, nella trasmissione orale dei nostri antenati. Ebbene, proprio per evitare che i morti, i fantasmi, questi esseri. Dall'Ade potessero venir fuori, ecco che il cipresso serviva proprio come barriera, come barriera assoluta affinché non ci fosse possibilità da parte del, dell'anima di poter arrivare in paese e quindi mantenere lontano costantemente l'idea del passaggio per cui non potevano in nessun modo passare, veniva chiusa la porta, grazie ai cipressi veniva chiusa la porta. Difatti il viale quando si porta al feretro nei ve nei vecchi cimiteri è tutto con i cipressi, si arriva e intorno al cimitero ci sono i cipressi, questo è proprio il dire ok, ti sto introducendo in un luogo dal quale da qui non potrai più uscire. Quindi all'anima viene detto qua è l'ultima dimora, non puoi più uscire. Ma allora perché noi possiamo prendere, perché ci sono prodotti a base di cipresso, perché possiamo prendere il cipresso? Perché in fondo si sì, blocca l'enuresi, ma quando eh, si parla di enuresi notturna uno pensa ai bambini, va bene, ma quando è che noi facciamo l'APP addosso non dormendo? Quando abbiamo paura. Quando noi abbiamo paura, questa paura può incidere sulla stimolazione del nostro nervo vago e questo fa sì che ci sia un rilascio da parte della vescica e ce la facciamo addosso. Allora. Il cipresso anche ha una capacità di protezione verso l'ambiente esterno, quindi ci protegge anche verso l'ambiente esterno e sì, in qualche modo, astringente, ma anche qui, con l'utilizzo di pochissime gocce, sempre un cipresso spagirico, è possibile, è possibile anche ottenere una protezione diretta o, o indiretta da parte di forze energetiche. Pensiamo che la sfiga ci abbia... Si può dire, spero di sì, eh, che la sfiga ci abbia in qualche modo preso di mira, ci voglia come amico o come amica. Ebbene, qualche goccia di cipresso potrebbe essere il rimedio per tenere lontana, lontana questa grandissima sfiga. Ok, quindi la sfortuna si allontana da noi perché. Non ha più la forza. Il Nus all'interno del cipresso è quello quello di essere protettivo. Allora abbiamo visto il quarzo che ha un tempo e il cipresso, perché fa parte della famiglia di Saturno con il tempo anche il cipresso è legato, in quanto permette l'impossibilità di ciò che è passato di venire di nuovo verso di noi allo stesso tempo, però, può rubare, tra virgolette, il tempo presente perché noi sappiamo che. Una volta entrati nell'ade, se ci sono i cipressi, non si esce più. Questo, per esempio, ho fatto l'esempio di due piante. Ehm, possiamo trovare lo zafferano. Lo zafferano è una pianta bellissima, una pianta con una grandissima capacità, il suo nus, il nus intero dello zafferano è la parte solare in assoluto. Lo zafferano produce un'energia come Nus solare meravigliosa e straordinaria. Pensate, lo zafferano costa carissimo. Perché costa caro? Uno dice, ah, è caro come loro. Certo, anche loro è parte del Sole, anche loro ha un Nus preciso, uno spirito energetico legato a loro, legato al divino, legato proprio all'aspetto più alto in assoluto. Lo zafferano è una di quelle piante, non è un minerale perché non è un metallo, non è un minerale, non metallo come l'oro, ma è una pianta legata all'oro. Quindi l'oro alchemico rappresentato dallo zafferano è legato al sole e questo sole porta luce. Lo zafferano porta luce all'interno. Quindi quando noi abbiamo delle problematiche da poter gestire, quindi abbiamo bisogno di avere maggiore consapevolezza nell'affrontare delle cose, nel prendere delle decisioni. Ebbene, le piante come lo zafferano o l'alloro alloro, zafferano o alloro, che sono sole quindi le piante di natura solare, di caratteristica solare, portano, che cosa? portano dentro di noi, portano questa luce, una luce che ci consente di avere una maggiore consapevolezza nel poter affrontare le cose. E ci portano quindi a vedere ciò che ci circonda, quello che stiamo vivendo quel momento stesso in cui siamo lì nel dire faccio o non faccio o prendo una decisione faccio o non faccio mi avvicino o mi allontano rimango o lascio questa situazione ebbene loro queste piante solari ci permettono di portare chiarezza portano luce dove c'è ombra sono piante che, come nus, come energia interiore, hanno davvero questa grandissima capacità di portarci a vedere, a chiarire, a mettere i punti giusti nel posto giusto, ci consentono davvero di arrivare a raggiungere ciò che è per noi necessario e utile. Ma noi sappiamo che siamo in un mondo a caratteristica duale, una tridimensione a caratteristica duale, quindi a due. Per cui abbiamo gli opposti. E eh, gli opposti, se abbiamo parlato del loro, dobbiamo necessariamente parlare della Luna. Ebbene, la Luna. Mi sono dimenticato anche una cosa il limone, il limone è anche molto vicino al sole, anche se poi sì, lui, il limone, ha una caratteristica molto più importante, il limone si, ehm, si è estratto spagiricamente, l'essenza del limone lavora molto di più sulla gola, lavora molto di più sull'aspetto della pronuncia, quindi anche della creazione, noi sappiamo che attraverso la parola creiamo, la palabra è questo, quindi noi creiamo attraverso la parola è un'essenza solare e non solo solare perché il limone non è solo sole ci permette di poter esprimere al meglio quindi lavora, fate attenzione a chi ha problemi di tiroide con un'essenza spagirica di limone e lavora proprio sulla gola, sul cambiamento sul fatto di avvicinarci completamente al, alla pronuncia il, che sia fatto secondo quello che io dico, che è labra cadabra, per cui la nostra voce può diventare attraverso il limone anche profetica, ovviamente limone inteso con un'estrazione dal suo veronus, cioè un'estrazione alchemico-spagirica che ci consenta in qualche modo di maggiormente esprimere gli aspetti profondi di noi, perché in questo modo, attraverso il limone, per esempio, noi esprimiamo gli aspetti profondi e se c'è qualcosa che non ci va, riusciremo a dire le cose che non ci vanno con estrema semplicità e facilità e poi magari pentirci che cosa ho detto, potevo star zitta, potevo star zitto, ok? Perché, lo, perché libera dentro questo, cioè libera dentro questo. Ma non posso dimenticarmi dell'aspetto secondario, cioè la luna. Una delle piante, abbiamo parlato dello zafferano, Ebbene, una delle piante che sono lunari per eccellenza e che quindi seguono un po' il ciclo della luna, pensate al ciclo della luna, ebbene, al ciclo della luna e seguono tutto l'aspetto lunare vero e proprio, quindi le maree, i fluidi e quant'altro, è la cannella. La cannella è una delle piante lunari per eccellenza. Ebbene, la cannella. La cannella noi la usiamo sulle mele, la usiamo nel mettere nello strudel, la usiamo proprio per, metterlo, per metterla sul, sul cioccolato o no? sul sulla vaniglia, cioè mettiamo tutta una serie di eh, cannella, eh, la cannella la mettiamo su una serie di ricette. Ebbene, queste ricette vengono esaltate grazie a questo sapore, questo grande sapore, questo aroma di cannella che rende... E dà un messaggio al nostro cervello di riarmonizzazione, la cannella è meglio di per sé proprio perché pianta lunare consumarla la sera per cui, dopo il tramonto, mangiare qualche cosa con della cannella è più conveniente perché eh, dà eh, tranquillità. Permette di entrare nel mondo lunare, quindi dopo che il sole è tramontato, la cannella può andare bene. Il, il farsi, per esempio, prendiamo il rosmarino, che è, è digestivo stomachico e la loro, che ha delle caratteristiche anche queste digestive. Ma mettiamo, mettiamo due piante che di per sé hanno una caratteristica molto tonica. È vero che poi, magari, mettiamo il limone, quindi vi faccio. Sai che mi faccio rosmarino? Mi faccio una tisana di rosmarino, alloro e limone, così digerisco. Certo, lavoro su ciò che è entrato dalla gola, permetto allo stomaco di e li porto l'energia, la forza dell'energia lì, quindi la forza del sole che con il calore ovviamente va a distruggere ciò che deve essere distrutto. Voi sapete che il fuoco, il caldo va a distruggere, cioè il fuoco è uno dei grandi purificatori, veniva usato in antichità proprio anche quando c'erano le pestilenze, bruci si bruciavano i cadaveri perché non ci fosse poi una continua diffusione di virus e quant'altro. E quindi il bruciare, il bruciare è una sanificazione, per cui ecco l'alloro così, ma l'alloro insieme al rosmarino di sera per la digestione potrebbe farci girare continuamente nel letto perché sono due piante che in fondo danno energia quindi potremmo sì non avere più mal di stomaco sì aver digerito ma stare con gli occhi sbarrati come un gufo fino alle 5 del mattino questo potrebbe accadere dipende sempre dalla quantità dalla costituzione e da come noi reagiamo ai principi attivi ma diciamo che loro come piante fanno questo la cannella presa di sera è qualcosa di bello, è qualcosa che aiuta perché permette i fluidi. Anche eh, un'essenza di cannella può essere molto utile per regolarizzare, per esempio, i flussi mestruali o i flussi dei fluidi o tenere sotto controllo gli sbalzi d'umore, cioè tutto ciò che si muove, che segue un ciclo, la cannella come lunare, perché la luna fa... Il suo ciclo in questi 28 giorni, in questo ciclo, ecco che si aiuta la cannella, aiuta la ciclicità delle cose, aiuta la possibilità di riarmonizzare tutto. Il nus della cannella sta proprio in questo, nella riarmonizzazione del flusso, e aiuta molto le persone di sesso femminile, in particolar modo che hanno bisogno di regolarizzare questi aspetti, cioè gli aspetti dell'umore, gli aspetti del premenopausa pre-mestruazioni, durante le mestruazioni o post-mestruazioni, cioè va a liberare tutta una serie di possibilità di tranquillità e la forza della luna è quella che consente di avere una riflessione. La luna la luna questa quando è piena eh, è un po' il sole della notte la luna quando è piena e quindi anche se siamo senza pila, nel bosco, senza luci, senza inquinamento luminoso, possiamo vedere dove mettiamo i piedi, perché la luna riflette la luce del sole in quel momento lì, quando è bella piena. Ebbene, proprio questo riflette la luce del sole, per cui la luna, attraverso la forza del nus, della cannella, la luna che rappresenta, porta, se vogliamo avere una risposta durante la notte, noi abbiamo un problema da risolvere allora che cosa facciamo? abbiamo tante tecniche per poterlo fare se abbiamo e eh, utilizziamo e la natura ci viene in aiuto un'essenza di cannella o mangiamo un po' di cannella qualcosa con la cannella ebbene entriamo nell'ordine di idee di poter in qualche modo ricevere la risposta durante la notte ecco che durante la notte la il riflesso della luce del sole, quindi capite la chiarezza, non è così forte, non è così potente, non è che ci mantiene svegli, ma dà attraverso la notte e attraverso lo, st lo stimolo di alcune cellule che vengono chiamate gliali, le cellule gliali, che non sono nient'altro che il nostro servizio di raccolta rifiuti e ordinamento di ciò che è stato accumulato durante il giorno precedente, quindi queste cellule grigliali vanno a, come azienda, società di pulizia, impresa di pulizia, vanno a pulire ciò che serve e ciò che non serve. E se noi chiediamo a queste cellule grigliali di darci una risposta rispetto a un problema, proprio prima di andare a dormire, e magari abbiamo in qualche modo assunto un po' di cannella, ecco che questa luce riflessa del sole porta chiarezza e dà a queste cellule grigliali di discernere ciò che è utile o non della giornata precedente e allo stesso tempo liberare alcuni posti, diciamo così, anfratti di collegamento sinaptico che ci consentano di poter in qualche modo ricevere una risposta, perché va nell'archivio mnemonico, va ad unire tutto ciò che sono state le esperienze, una gestione creativa delle nostre conoscenze e questo ci consente di Poter aprirci alla risposta e arriva la risposta. Al mattino abbiamo quella intuizione che ci consente, ci permette di dire: ah, ecco, la posso risolvere così. Semplicemente perché nel nus profondo della cannella esiste la forza della luna. Questi che ho rappresentato fino adesso sono veramente piccoli esempi dove intorno a noi c'è tutto, c'è veramente tutto quello che ci serve. Pensiamo, che ne so, al, a una piantina molto, molto piccola adesso, vive vicino ai fiumi, è una piantina piccola e si chiama Licopodium Clavatum. Anticamente Licopodium Clavatum era un... come posso dire... Grande come una sequoia, una pianta enorme, si difendeva ed era una pianta enorme come una sequoia e si difendeva dall'attacco dei dinosauri e quindi non voleva farsi calpestare dai dinosauri, quindi era forte ben messa. Poi ovviamente come sappiamo tutto quello che è successo, l'estinzione dei dinosauri, le piogge acide, e la notte eh, per i vulcani e per le meteo, cioè tutto quello che è successo in quel momento di distruzione dei dinosauri, ecco che l'icopodium per poter sopravvivere si è ridotto a piccolo foglietto di erba, quindi è un filo d'erba. Va bene, ma nella sua essenza che cos'è? Nella sua essenza l'icopodium è grande, nella sua essenza l'icopodium è coraggioso, nella sua essenza l'icopodium ha veramente la voglia di riuscire a fare le cose. Ecco perché in alcuni trattamenti che si può trovare nel mondo olistico e in particolar modo nell'omopatia l'icopodium viene dato a coloro che hanno una certa difficoltà a poter esprimere se stessi e quelli che hanno bisogno di maggiore sicurezza in sé quelli che hanno bisogno di superare una sorta di tra virgolette lasciatemi passare questo termine vigliaccheria cioè quelli che esitano quelli che osano poco o quelli che osano troppo perché l'icopodium va a equilibrare va a equilibrare questo aspetto qua quindi non essere troppo la sequoia che continuamente si presenta al mondo e ti fa vedere come grande, grosso, come quello che vuol fare lo splendido, la persona splendida sempre e comunque, fino a diventare quasi una, una persona poco apprezzata, e invece trasformare la persona in una persona più equilibrata, dove c'è la determinazione, viene meno l'aggressività, perché è usata come arma contro la propria timidezza, la propria paura nel parlare con gli altri e quindi tutto si pacifica. Questi piccoli esempi sono, e penso siano serviti, sono per spiegare come intorno a noi abbiamo e siamo circondati da una forza, da un insieme di forze che sono fantastiche. Ogni cosa intorno a noi è cosciente e ha dentro di sé uno spirito. Is, il nodo di is nel nostro cuore vibra e cambia la sua vibrazione del ritmo in base al nostro stato d'essere. E il nostro stato d'essere è legato, come abbiamo visto, a come noi interpretiamo ciò che è all'esterno di noi. Noi interpretiamo qualche cosa e come lo interpretiamo, quindi l'interpretazione dello stimolo, come lo interpretiamo, ecco che otteniamo una risposta organica. Bene, ma la risposta organica avviene attraverso sei sensi. No, cosa stai dicendo? Sei sensi? Ma sei sicuro? Cioè, sono cinque i sensi, certo, sono cinque, ma ce n'è un sesto. Qualcuno dice il sesto senso. Qualcuno parla dell'intuizione come sesto senso. Ebbene, sì, l'intuizione è il sesto senso. Ma a me piace provocatoriamente mettere come sesto elemento ciò che li raggruppa un po': la mente. Perché è in base a ciò che nella nostra mente è presente, riferito a ciò che noi riteniamo essere vero, giusto o possibile nel nostro mondo di vita, nel nostro mondo vitale, che possiamo interpretare più o meno bene lo stimolo che riceviamo. Ed è in base a quello, ed è semplicemente in base a quello che noi possiamo avere una risposta più o meno consona allo stimolo e all'ambiente nel quale viviamo. Ed è proprio lì la coscienza delle cose. Noi abbiamo uno stato di coscienza che è proprio legato al nostro rapporto con ciò che è noi, il mondo e gli altri. Questo stato di coscienza permette davvero di avere uno stato del sangue il quale, come stato del sangue, vibra a una certa frequenza, la quale necessariamente, e eh, voi sapete, io mi occupo di quantistica, necessariamente va ad attirare tutto ciò che, come nous, come coscienza delle cose è più vicina a noi e nello stesso tempo va ad attirare quello che ormai viene definito dal non locale, quindi il campo akashico va a ad attirare verso di noi la manifestazione di ciò che è presente nella nostra anima, sangue. Capite che tutto ciò che è la vibrazione del nostro nous va a finire nel sangue, e il sangue è il nostro stato di coscienza. Pensate anticamente come venivano fatti i contratti, venivano fatti col sangue, il diavolo ci prende il sangue, cioè tutto veniva fatto col sangue, si feriva la mano e si stringeva la mano, ed era una firma, era un patto, il patto di sangue dove c'era un impegno vero d'anima, la parola data era proprio quello: la parola data, che è diventato poi il dare la parola, era poi il patto di sangue, era dare la parola, poi siamo, ci siamo evoluti e adesso firmiamo un contratto magari davanti a testimoni o un notaio, ma andica, anticamente ciò che veniva utilizzato era proprio lo scambio del sangue e quindi essere legati al sangue, unirsi con il sangue e questo sangue rappresentava proprio l'elemento spirituale di coscienza più alto. Per cui tutto questo format oggi, questa sera, sono da solo, vi ho parlato del NUS ed è il motivo per il quale questo format, Noesis, Il mistero dell'invisibile, serve proprio per questo. Ho voluto creare questo format per dare questo tipo di informazioni. Com non sarò sempre da solo, ci saranno, come avete potuto notare, anche persone insieme a me. Ma è importante sviluppare la coscienza, è importante sviluppare la nostra consapevolezza, perché è attraverso quella consapevolezza che possiamo migliorare il nostro nus, cioè entrare maggiormente in condizioni di contatto col nostro nus e dare a noi una spinta diversa, perché is, essendo un nodo sì fisico perché fa muovere il cuore, ma allo stesso tempo è, come ho detto prima il ponte, il ponte con la parte più divina di noi, la parte più spirituale, la parte più profonda, la parte che ci unisce al mondo dell'invisibile ed è il nostro essere coscienti di ciò che ci circonda. Rispettare un, una montagna, rispettare una pietra, rispettare una pianta perché ha dentro di sé il nus, rispettare anche quando mangiamo ciò che stiamo mangiando, quindi rispettarlo. Davvero per ciò che ci sta donando, perché è uno scambio di nutrimento e quindi sacrifica la sua parte, noi assorbiamo quella parte, quindi entrare in una relazione anche mentre mangiamo, quindi non solo mangiare per nutrirci, ma mangiare per nutrire anche l'anima. E questo permette di dare un senso alla vita di quel cespo di insalata o quel frutto che andiamo a mangiare da un senso a quello e quando noi diamo senso a ciò che facciamo portando semplicemente attenzione sapendo che cosa stiamo facendo ecco che lì il nus presente intorno è legato a ciò che stiamo magari mangiando ebbene il nus ci nutriamo e nutriamo quella parte di nus che ha bisogno di quello quindi energeticamente nutriamo il nostro nus e unendo questo due forze ampliamo sempre di più la nostra capacità di trasmissione, di attrazione verso una conoscenza e una consapevolezza più grande di noi, avvicinandoci sempre di più al divino e allo stesso tempo anche a modificare il nostro stato di vita. Per cui è tutto legato a questo. Eh, voi vedete dentro, dietro alle mie spalle Crea il tuo futuro che è, se è sposto la testa in questo modo qua, Quantum Brain Academy. La mia accademia è un'accademia dove sia online che in presenza, in presenza faccio i corsi Crea il tuo futuro con la magia del cervello quantico, questo è il corso che porto in Italia da qualche anno e ormai ho girato tutta l'Italia dal nord al sud con grandissimi successi, ci sono persone che sono molto contente perché attraverso il cervello quantico è possibile manifestare nella propria realtà ciò che viene richiesto attraverso un giusto intento, utilizzando quattro codici che sono importanti. Quindi si conoscono i quattro codici e questo è applicandoli e questo è il risultato, cioè si ottengono risultati meravigliosi nella propria vita, cioè l'intento si materializza perché è un aumento di stato di coscienza. Già c'è il libro Potenza al tuo cervello quantico, edito da macro edizioni, ma c'è proprio il mio corso in presenza. E poi qua, come vedete, sta passando nel sottopancia l'Academy Crea il tuo futuro. Qui è possibile iscriversi all'Academy. Nel mio sito trovate tutte le informazioni. Vi dico già subito che l'Academy ha un costo mensile di 9 euro. Non mi nascondo dietro questa cifra. Ma avete tantissimi, tantissimi contenuti, ogni settimana ci sono contenuti nuovi e ogni mese c'è un webinar pratico che è riservato a coloro che sono iscritti, è una palestra quantistica. Io sono 50 minuti, vi ringrazio tantissimo per avermi seguito fino a qua, di essere riusciti a resistere a sentire la mia voce fino a qua e ci vediamo fra un mese e con sicuramente sorprese nuove e approfondimenti ancora nuovi. Ciao a tutti e buona serata!